Voltiamo alla pagina sportiva, questo è il Corriere dell'Umbria, l'argomento, lo capite, è la Ternana, una squadra di marziani entusiasma le stelle tra i tifosi della Ternana, come i ragazzi di Del Neri del 97-98, i successi scatenano i supporter, Bandecchi ha sollevato, dicono, il morale della città e della provincia intera. Intanto i precedenti con il Catanzaro è a secco da 30 anni, al Ceravolo con i rossoverdi non va, e vedete anche tutti i risultati, diciamo così, dei precedenti scontri. Futsal vincente contro il Fanarino di coda a Grottaccia, vittoria rotonda in casa nel recupero del nono turno. Futsal Ternana Grottaccia finisce 6-2. Andiamo a Perugia, Grifo torna Sgarbi al fianco di Angella, a Burrai va la regia. Rosi scalpita per una maglia a destra, Favalli a sinistra, Vano vuole giocarsi la maglia con Bianchimano in attacco. E in alto Giannitti, il Perugia deve essere un punto di arrivo, per vincere bisogna essere uomini prima che calciatori. Ancora un focus sull'avversario, Modena, l'attaccante Luppi è in dubbio, il centrocampista Corradi rientra. Ci spostiamo, parliamo della SIR. Russo salta il ritorno, infiammazione alla spalla per il centrale, niente Modena il 2 marzo al Palabarton. Rizzuto dopo il KO dell'ondata di Champions dice troppi 10 giorni senza giocare, Lube a sorpresa via De Giorgi. In Serie B maschile Job Italia Città di Castello bottino pieno a Foligno, finisce infatti 1-3. E poi ancora in Serie B1 femminile la 3M Perugia muove la classifica, dopo 2 KO arriva un punto dalla partita di Filottrano. In Serie B autostop Trestina, ok al tie break in casa della Elettromil Trasimeno. Ancora andiamo in Serie D, il Tiferno continua a sognare, il DG Bianchi, siamo a 6 punti dalla capolista, ce la giochiamo fino alla fine, orgogliosi della squadra e complimenti ai nostri giovani che stanno crescendo. Il Foligno, una discesa pericolosa, Zerbo puniti al primo errore, ora c'è il Cannara per rifarsi. E poi ancora Serie D, Trestina secondo, una questione d'attacco, il presidente Bambini dice le punte vanno a 1000, Silla arriverà in doppia cifra. Allora, ritorno un attimo indietro perché prima non vi ho fatto vedere l'articolo dedicato al Gubbio, quindi torniamo in Serie C. Gomez avanti a colpi di testa e senza rigori, il Gubbio gongola. Juanito, capocannoniere rossoblu con un gol ogni 184,6 minuti, è secondo nella classifica dei bomber del girone per media reti segnati su azione. Andiamo alla Nazione, Grifo. Attacco, cercasi combinazione vincente, il tecnico Caserta tra presente e futuro, il vero rebus è nel reparto avanzato, Vano pronto al rientro, si valuta Melchiorri, intanto l'avversario, Luppi resta in dubbio, atteggiamento decisivo. Nel settore giovanile la primavera non parte, positività infatti nel Matelica. E poi il focus sul personaggio, Giannitti, la storia del direttore, lavoriamo per un obiettivo. Ancora la Nazione, ci spostiamo in terra ternana, Fere col Catanzaro, partita chiave per la Ternana, un altro scontro decisivo, le ipotesi sulla formazione, la gara contro la Cavese è a rischio rinvio. In Serie D a Foligno, Zerbo amareggiato, il Foligno poteva gestire meglio la partita e portare a casa i 3 punti. E poi spazio in Serie C al Gubbio, arriva la Bis Pesaro, obiettivo vittoria, tutti i giocatori a disposizione di Mister Torrente, il tecnico sarà di nuovo in panchina dopo la squalifica, assicura la coppia Ferrini-Uggè. Sguardo al volley di Serie 1 femminile, Bartoccini Perugia ancora a rischio, Ortolani troppi alti e bassi. Chiudiamo con il Messaggero, qui chiaramente siamo a Perugia, torna tra le grandi, guida il Grifo nella classifica avulsa, Perugia primo negli scontri diretti, chance utile contro il Modena, il Curi è un tabù per gli emiliani. A Foligno, Zerbo, basta errori, domenica riderbi col Cannara. E poi l'altro calcio, siamo a Spoleto, Stefano Scipioni saluta la Ducato. Andiamo a Terni,
Eccoci qua, Ternana, all'altra sfida, quella contro il Covid, come se esistesse un altro campionato che si gioca tra tamponi, cluster e vaccini, l'avversario maledetto che le fere hanno contrastato però con grande cura. Di ginnastica artistica parliamo sempre da Terni, campionati regionali, vedete la foto, il CLT conquista 3 primi posti e poi chiudiamo con il Globus Tenda addio, Idea Padel verso il recupero della struttura, il presidente Lattanzi consegna le chiavi della cupola all'Interamna e lancia il recupero del teatro Tenda. In alto nella foto il Globus in stato di abbandono, al suo posto potrebbe sorgere un impianto sportivo con lo sport che sembrerebbe del momento, ovvero il padel. Allora, questo chiude la pagina sportiva, ma noi prima di chiudere la nostra rassegna stampa, come di consueto, andiamo a leggere che tempo dobbiamo attenderci. Allora, le giornate saranno belle, saranno primaverili, poi ricordatevi sempre che ci sono le prescrizioni che impediscono di muoversi, quindi il bel tempo certamente non aiuta. Fino a domenica assaggio di primavera, sull'Umbria il tempo anticiclonico porta un vero e proprio assaggio di primavera, con giornate soleggiate, temperature massime che possono anche raggiungere i 22-23 gradi e fino a domenica non si prevedono sostanziali cambiamenti. Al mattino qualche nebbia nelle vallate che però sarà in rapido dissolvimento, in quelle circostanze ovviamente le temperature saranno un po' più basse, ma poi nel corso della giornata torneranno a salire. Bene, si chiude qui la nostra rassegna stampa, come di consueto vi ricordo l'aggiornamento in tempo reale al sito www.trgmedia.it e poi torniamo dalle 19:30 con i TG Serali. A voi una buona giornata.